Allora, avevo detto che, cioè lo sanno anche i muri, che avevo ordinato delle cose da AliExpress. Siccome ne ho ordinate tantissime, ho deciso di incominciare a fare il video perché praticamente almeno posso incominciare a utilizzare le cose perché se no mi rimangono qui e non uso più. Allora, AliExpress è una droga, vedete, è stupendo. Cioè, lì, allora io pago con la PostePay e ordino massimo 1 euro a oggetto, ma massimo. No, una cosa mi deve arrivare di Giulia, 1,50 euro, però diciamo che comunque le vale, perché io quella cosa l'ho vista al mercatino, volevano 9,90 euro. Furbi! Invece io l'ho preso su AliExpress, ho pagato 1,50 euro ed è un amore. Allora, solo che ve lo faccio vedere quando arriva, giustamente. Allora, io avevo intenzione di aspettare che arrivassero tutti i pacchetti e poi fare un video unico. Il problema è che non è possibile, perché comunque io le cose voglio incominciarle ad usare e se aspetto Tizia e Caio e Sempronio, qua non comincio più. Prima di Natale non comincio più e mi piaceva fare il video. Allora ho deciso di tenere questo video un pezzo, poi al limite quando mi arriva un altro pacchetto attacco un altro pezzo di video e attacco un altro pezzo di video, li metto tutti insieme perché secondo me è inutile fare 800 video per AliExpress, cioè uno può anche non interessare con una cosa sola. Allora, la prima volta che ordino, torno a ripetere PostePay, io non carico mai la PostePay, non ci metto mai tanti soldi perché ho sempre paura, non mi fido, sempre cose online, io sono un po' contraria a queste cose, ma era l'unico modo per poter ordinare, il contrassegno non lo facevano e quindi va bene, solo che io ci metto sempre per quello che devo ordinare, sapendo che io minimo è 50, sì, 50 centesimi, 40 centesimi, perché dopo se hanno troppo di prezzo non è possibile che con 10 centesimi ti prendi qualcosa, ci credo poco io. O se fosse smentitemi, perché anche io ordino da quelli che costa 10 centesimi, però Luisa, l'amica mia, mi aveva detto, guarda, rega, diffida di chi c'ha un prezzo troppo basso, perché di solito non spediscono, perché può capitare pure questo, però noi abbiamo la possibilità, cioè ci possiamo far restituire dei soldi se fosse che un pacchetto non è arrivato. Allora, io sono felicissima perché comunque tutto ciò che mi è arrivato e ha superato l'aspettativa. L'unica cosa è che i cinesi questi sono piccoli e le cose che arrivano a casa sono piccole, cioè se io ordino gli adesivi in Italia sono strozze così, lì sono così, ma perché probabilmente è tutto proporzionato e perché io comunque essendo il primo ordine fatto da sola in preda a un raptus proprio maniacale spudorato, so di aver ordinato cose che non, cioè non ho controllato le misure. Me lo dice pure Monica, Erika, le misure! Ho capito, Monica, amore mio, ma lì proprio l'ansia proprio di comprare. E vi faccio vedere cosa è arrivato fino adesso. Allora, prima di tutto, i pacchetti arrivano o in queste buste della spesa proprio, o arrivano in queste buste della spesa così, oppure vi arrivano in questi pacchettini bianchi, proprio in cellofanati, vengono messi dentro la cassetta della posta e il postino comunque certifica che questi pacchetti sono arrivati, quindi li mettono dentro la posta e ciao. Allora andiamo a vedere che cosa ho preso. Allora, il primo pacchettino avevo preso questi tre washi tape, sì, sono di carta, praticamente a pois, non è che facciano impazzire, però insomma non sono arrivata a raggiungere manco i 50, forse 60 centesimi, non lo so, quindi mi sono presa questi, perché tanto bene o male, queste qua che hanno uno spessore di 5 mm, anche se non è molto nastro, a 5 mm, sono carine per le decorazioni a volte della pocket che ho io, quella da borsetta, questo è proprio carino, ci posso far tutto. Poi un altro pacchetto, dice Erika, perché non lo fai vedere? Perché c'è l'indirizzo mio. Quindi, in un altro pacchetto, così adesso posso incominciare a buttare pure queste cartacce. Allora, aia, praticamente questa serie di adesivi per agenda, ma sono microscopici, ecco perché dico, dalle foto, dalle immagini sembravano enormi, invece proprio non sanno né di me né di te. Allora, questi sono lucidi. Quindi non ci si può scrivere sopra, a meno che non ci sia un pennarello apposta, sì, perché sbicia. Quindi non sono tutti lucidi, così, con i fiocchetti, le bandierine. E questi sono, no, questo è praticamente un tutt'uno.
Fatemi vedere, perché mica l'ho aperti mai, ecco perché ho fatto il video, perché ho detto almeno posso incominciare ad utilizzarli, perché no, no, sono triangolini a sé. Faccio vedere, vedete come sono? Adesso, Erika, come lo rimetti? Ho fatto un pastrocchio. Vabbè, dopo ci penso. E non è che attaccano moltissimo, una volta staccati, Così mi pizzica il naso, deve essere gli occhiali? Non lo so. Così sono anche carini, simpatici, posso di niente. Scusate, ma io cambio sempre lo smalto perché comunque porto il calcio, porto l'indurente, porto un sacco di roba e mi pizzica il naso. Scusatemi, ma proprio scusate, mi pizzica proprio. Siccome io sono mancina, quando scrivo io mi macchio sempre l'unghia. Io posso togliermi tutto quello che vi pare, ma tanto poi che mi sono accorta adesso. Vabbè, ho scritto. Poi questo. Carina sta roba, io non posso di niente, io non posso di niente per quanto sono carini, sono proprio bucciosi. Giulia quando l'ho vista impazziti, ecco perché ho detto cominciamo a girare, perché almeno possiamo incominciare a utilizzare sta roba, perché se, cioè ogni cosa è divisa a sé, cioè queste sono delle stricette tutte a sé, quindi non posso di niente. Questo, ecco, a me se c'è una cosa che piacciono sono gli adesivi con i rigori, come fosse a cancellare, mi piace tantissimo. Queste sembrano ciambelline, confettini, Smarties, vabbè, ci facciamo piacere, ma sono carini, giustamente come mi diceva Monica, sono piccolini per la pocket e vanno benissimo infatti. Poi questo era un gruppo, 98 centesimi, erano 10 deco tape, ma piccoli, se io vi dico piccoli, sono piccoli, lo vedete, sono proprio piccoli sono. Diciamo che la parte proprio centrale di sto coso è un centesimo, quindi vi rendete conto voi da soli, scusate ma mi pizzica il naso, devo andare a vedere, mi pizzica. Starnutito come se non ci fosse un domani, ecco così riprendiamo. Praticamente vi dicevo che sono un centesimo, è proprio piccolino. Il nastro ne è poco, però quello che vi posso dire è che è un amore. Uno, c'erano tutti diamantini. Allora, questi vengono fatti random, nel senso che non è che tu puoi decidere, allora, a meno che non c'è espressamente richiesta quando tu vai ad acquistare. C'è richiesta, scegli il colore, ecco, scegli il modello, scegli la forma. Di solito sono random, quello come questi, quello che ti capita, ti capita. Infatti, questo era proprio quello che non volevo che mi capitasse, mi è capitato, va bene. Comunque, questi non mi posso lamentare perché questi sono proprio carini. Poi queste che a me sembrano nuvolette, non riesco a capire. Nuvolette. Che io questo so che se ci vado a decorare un foglio da fotocopia, no? L'A4, finito. Finito, qua non c'è più. Quindi questo qua sarà proprio una cosa goliardica, giusto per avere capito. Dico, ah, oh, che bello, decotape, che amore, perché se no non è possibile. Poi questo, così. Questo a pois. Questo con tutte le bocche, ma questo non lo apro perché si vede, capito? Questo giallo, questo che mi sembra proprio l'arcobaleno degli unicorni. Io mi sto fissando con gli unicorni ed è una tragedia questa per me, una tragedia. E questo che secondo me è più bello di tutti sono questi qui pucciosi. Si ripete poi con la fragola, anguria, e quando si ripete? Insomma, ecco con la fragola, perfetto. Ed è tutta la frutta kawaii con tutti gli occhietti che sono. Questi sono secondo me più carini da utilizzare proprio singolarmente più che come decorazione, no? Perché comunque sono piccolini e insomma è un casotto qua, Erika. Non riuscirei più a metterli dritti. Vabbè, fatto il danno, Erika, però ve lo volevo far vedere, perfetto. Quindi questo. Ma cos'è sta roba qua? Mischiata tutta così. Poi.
questo qui. Allora, premetto che mi sono sbagliata, ne ho ordinati due, quindi uno, siccome ogni interno ha 6 fogli, lo dividirò per il giveaway. Allora, questo qui sono stupendi. Questo. Beh, ma sti cattucci sono amore. Ma premetto che cioè anche questo che è microscopico è un adesivo, sto barattoletto. Cioè, quello che voglio dire, se voglio incominciare a decorare la cendina pocket, cioè come faccio io? Cioè, ci scrivo solo, ma sti adesivi quasi prestano. Infatti me lo diceva pure Monica, questo va benissimo per la cendina pocket, Erika. E poi questo qui, vediamo un po' se, ecco, prende bene. Questo qui con tutti i micetti, questi micetti, tutte le targhettine, ecco, vedete? La spesa, i soldi, il portafoglio, i fiocchetti, insomma, ognuno con un significato. Questi. Poi questi che secondo me sono stupendi. Allora, questi sono sempre 6 fogli. In bianco e nero, proprio cartonati, si possono colorare tranquillamente con i pastelli, con i pennarelli. Questo penso sia proprio il più carino che abbia potuto prendere. No, guardate, questo è stupendo, eh? Questo è stupendo. Questi l'ho pagati pochissimo, cioè qua si parla di centesimi, anche perché io di più non li compro. Cioè, secondo me AliExpress è fatto dei centesimi, ecco, se devo spendere di più non mi piace. Vedete che meraviglia, cioè, sono stupende queste cose qua. Questo detto praticamente per il giveaway, lo divido. Questi sono un amore. Allora, fai conto che ogni giorno me ne arriva uno. In una settimana se me ne arrivano 3-4, quindi per quello io ho detto vabbè, facciamolo incominciare a vedere. Pure questi sono cartonati, questi sono tutte stricette, queste sono tutte stricette, sono tutte strisce dei washi tape, no? Come fossero. Poi questi adesivi. Queste non capivo, mi sembrava un cartoncino. No, queste è proprio tutte, sono tutte strisce, sono tutte strisce singole, vedete? Tutte strisce singole, come quell'altro a pois, e praticamente riprende come fosse una lettera. Cioè, questo è stupendo, eh. No, questi francobolli sono la fine del mondo. E questo qui. Per adesso ho finito, ne attacco altri. Mi sono arrivati anche questi due pacchetti, ve li faccio vedere. Di questo sono rimasta profondamente delusa, ma è sempre colpa mia. E questo qua invece mi è piaciuto tantissimo. Allora, partendo da questo, avevo ordinato dei washi tape. Sì, ok, ho pagato 98 centesimi. Ma non può essere che non c'ho nastro. Io non ho nastro di questi, non c'ho niente. Se io devo decorare qualcosa, no, non c'è niente, non esiste nastro. E ci sono rimasta male perché ho detto, Dio, infatti io l'ho scritto proprio, dico, non ho nastro. E come ci decoro io qui? Quindi non è che sono stata soddisfatta. Torno a ripetere, la colpa è sicuramente la mia che non ho controllato. Anzi, a differenza di altri pacchetti che a volte mi sono arrivati così un po' di fortuna, questo qua era imballato benissimo e addirittura sotto c'è il lato col mio indirizzo, era tutto scocciato, quindi per non fare, cioè per non farlo bagnare. Quindi diciamo che come idea è stata anche carina, però aspetta che cerco di mettere a fuoco meglio. Eccolo. Praticamente questo è anche carino, però non c'è niente, non c'è nastro. Questo
questo qui non metto a fuoco, con la tamina, qua tutta una serie di banane, però vedete non c'è niente, niente, non c'è niente. Scusate l'unghia rotta, ma questo è il risultato del gel. Poi questo, vabbè, ma sono anche carini, ma non ci potrò mai decorare. Cosa ci decoro? Questo ci posso tagliare, posso utilizzarli come adesivo volendo, no? Però non c'è niente proprio. Era un gruppo di 5, ma 98 centesimi, cosa? Cioè, tutti insieme non ne fanno uno. Cioè, io non volevo la presunzione che chissà che cosa è, però nemmeno così. Thank you, ma che thank you? Gli ho detto non va bene. Cioè, ci posso fare la decorazione, non ci posso fare niente. Questa addirittura è uguale. Ora l'ho ripreso. Boh, l'ho fatto vedere 2 volte questo qui. Sì, fatto. No, 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 è uguale praticamente. 2 cose sempre così, mi fa piacere. Un lotto uguale. Questo e poi questi adesivi che sono la fine del mondo, perché comunque con gli adesivi non sbagliate. Cioè io questo lo posso dire perché con gli adesivi non si sbaglia. Io sempre con una mano sola perché così mi diverto di più. Contengono sempre i pacchetti 6 fogli. Io questo l'ho pagato, mi pare, 70 centesimi. Cioè, quei 70 centesimi ho comprato un foglio solo, eh. Cioè, veramente, questi sono proprio carini. Ogni adesivo è diviso, quindi vedete, potete dividerli. Quindi non è che dici non ce n'hai manco uno. Cioè, questi sono proprio belli. A me lo scarabocchio piace da morire, lo scarabocchio. Poi questo pure è stupendo. Vabbè, ma sono tutti adesivi, questi sono favolosi, sono bellissimi. Sto aspettando altre cose, sto aspettando altri adesivi e comunque se vi posso dare un consiglio, non date retta quando dice il tracking, no? È praticamente il passaggio, perché a volte questi erano pacchi che risultavano ancora lì e invece mi sono venuti a casa, quindi a volte non li aggiornano e di conseguenza a voi risulta che il pacco è ancora lì, quando invece è già in Italia e sta alle poste e sta per arrivarvi a casa. Eccoci questo. E questo qui, no, vabbè, non posso dire niente. Questi sono belli, questi mi piacciono tantissimo. E dopo vediamo quelli che arriveranno dopo di questi. E questo è il giratempo, yeah! Questo l'abbiamo preso per Giulia. Allora, ho aperto il pacchetto per far vedere praticamente se funzionava e non gira, quindi oggi quando torna da scuola loro non l'hanno specificato che questo non gira. È questo che a me mi rompe le scatole, perché lei ci teneva tanto. Allora, lei è un'appassionata di Harry Potter, come del resto tutti noi in casa. A noi piace veramente tanto. E quindi noi abbiamo preso il giratempo e un altro. Ah, ma forse giratempo, Michele? È che cioè lei deve girare. No, come fa però con la collana a girare questi? Non può. Allora, noi pensavamo che ci fosse una sorta di molla che facesse girare comunque gli ingranaggi come era il giratempo originale. Invece questo no, però questi si girano tutti, questi centrali sì. È un amore, ha una clessidra che svuota immediatamente, ci sta, è un giocarello. Allora l'abbiamo pagato, mi pare 45 centesimi, una cosa del genere, cose che se va alle fiere o ho sentito in giro costano veramente tanto, ma anche all'interno di AliExpress stesso ci sono dei prezzi assurdi, bisogna solo saper cercare. E quando ho visto questo qui a pochi centesimi, dico no, questo che lo prendo immediatamente. Allora, questo è giratempo e ha delle scritte e già questo lo rende stupendo. E è una collanina che comunque una volta tirata giù, ecco, non arri ecco, arriva praticamente giusto qui.
Però comunque lei è più piccolina e gli sta. Adesso richiudo il pacchetto. È un amore. Oggi sarà una sorpresissima per lei, perché questa cosa qui l'aspettava. E abbiamo ordinato anche un'altra cosa di Harry Potter. E adesso aspettiamo che arrivi. Ma con i video che faccio io, faccio video con tutte le robe che mi arrivano. Quindi alla fine verrà fuori pure quest'altra cosa di Harry Potter. Vabbè, questo è stupendo. Ecco, praticamente così lei dovrebbe tenerlo. Dovrebbe tenerlo e girare questo, perché non gira al... vabbè, così è carino. Lo tiene con una mano e gira qui. No, ma è troppo bello! È stupendo! È bellissimo! Vabbè. Ciao! Volevo terminare questo video dicendo che io sono Kika73. E questo è il mio canale. Se doveste vedere questo video sotto un altro nome che non è né con questo logo e né con questo nome, soprattutto con questo nome, avvertitemi, perché che vuol dire che mi hanno rubato i video. Vi ringrazio. Ciao, alla prossima.